Eccomi, eccomi Matilde, come va? Cosa fai? Puzzle? Sì. Sto facendo un puzzle. Puzzle. E puzzle è una bella parola, prova a scrivere puzzle lì, su, prendi il giornalino, scrivi su un... Sai come si scrive puzzle? Ma, sì. Matilde, prova a scrivere puzzle. Una parola in inglese, come si scrive? Puzzle, perfetto. Se tu aggiungi una O dopo le due Z... viene un'altra parola. Puzzole. Sai cosa sono le puzzole? Sì. Eh? Sì. Cosa sono? Sono degli animali che puzzano. Che puzzano. Sei esperta tu? No. Ok, va bene. Vedi che si possono fare tanti giochi di parole. Adesso io pensavo di proporti un giochino. Guarda, scusa. È quello... Aspetta che lo trovo. Questo qui, scambio di vocali. Questo qua mi sembra adatto. Prova a leggere. Scambio di vocali. Dovremmo trovare due parole... che si passa da una all'altra scambiando di posto due vocali, ok? Sì. Leggi il titolo. Viva la Margherita. Ecco, mi è venuto in mente perché ho visto cosa hai preso per pranzo. Allora, viva la Margherita. Con il mio amico Arturo vado spesso in quel bel localino, in via Partenope. Partenope, è una via di Napoli, sai? Sì. Andiamo, entrambi? Entrambi andiamo X per la X. X. Adesso, vediamo un po', adesso dopo tanti, ai, è caduta la penna, attenta perché per risolvere bisogna che non cada la penna. Vediamo un po', il titolo, ti ricordi com'era il titolo? Viva la Margherita. Viva la Margherita, quindi cosa parlano probabilmente, non lo so. Della pizza Margherita. Della pizza Margherita, allora guarda, una delle parole, ecco vedi che hai già l'intuito per scoprire dove eravamo, qui, che di cosa parlano. Allora leggi l'ultima riga. Entrambi, dopo dovrai scambiare. Hai detto pizza, prova a scrivere pizza da qualche parte. Scrivi pizza. Sì, là, sì, indifferente, tanto. E se scambi, immagina di scambiare di posto le due vocali. Quali sono le vocali? La I e la. La I e la, e cosa viene fuori? Pazzi. Pazzi, prova a scrivere, dopo vediamo se è quella la soluzione che volevano gli autori del gioco. Che voleva l'autore del gioco. Prova a leggere. Viva la Margherita. Con il mio amico Arturo vado spesso in quel bel localino in via Partenope. Entrambi andiamo pazzi per la pizza. Ma hai visto con quanta semplicità hai risolto questo gioco? Eh? Stamattina hai risolto qualcuno dei giochi, sì? Sì. Ti sono piaciuti? Sì. E li conoscevi già da prima? Sì. Ah, eri appassionata di enigmistica. Sì. Bene, bene. Boh, mi raccomando. Tienimi informato dei progressi che fai con i giochi enigmistici, d'accordo? Sì. Ciao cara. Ciao. Ciao. Ah, là. Mi piace quando i ragazzi sorridono.